Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Sono riaperti i bandi per fare domanda dei buoni spesa, il bonus erogato dal proprio comune di residenza che è dedicato alle famiglie a basso reddito o si trovano in uno stato di difficoltà provvisoria. Nelle nuove richieste del 2021 si potranno erogare da 100 a 700 euro a seconda dei requisiti. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Dicevamo dunque che riparte per molti comuni il bando per la prima tranche 2021 di erogazione delle card prepagate o buoni pasto per usufruire del bonus fino a 700 euro da spendere in acquisti di generi alimentari e farmaci. Come informa il sito trendonline.com, per poter fare domanda in breve tempo occorre sempre essere informati, in alcuni casi affrettarsi, poiché in molti comuni c'è tempo solo fino alla fine di febbraio o l'inizio di marzo. I buoni spesa messi a disposizione dai comuni italiani hanno già aiutato diversi milioni di famiglie nell'acquisto di generi alimentari a partire dal marzo 2020, quando con un apposito decreto del Presidente del Consiglio sono stati stanziati i cosiddetti fondi di solidarietà, gestibili in autonomia dalle regioni. Dunque vuol dire che ogni comune ha attuato la normativa in modo differente. In questi mandati di pagamento è stata inserita la possibilità di erogare il bonus per la spesa alimentare, individuando le famiglie che hanno più bisogno in base a specifici requisiti. Nello specifico, il bonus è spesso compatibile anche con altri sussidi a sostegno del reddito, con le agevolazioni per famiglie numerose, come il bonus sociale, o per avere sconti anche sulle forniture di gas ed elettricità. Ma occorre comunque seguire alcune regole per poter fare la domanda e accertarsi che si possa rientrare nei parametri stabiliti. Non è detto dunque che chi ha avuto il bonus nel 2020, lo scorso dicembre, possa ottenerlo nuovamente. Infatti la maggior parte delle volte, oltre all'ISE, viene preso in esame il mese precedente dell'erogazione per verificare anche le entrate personali dei richiedenti. Si intende dare la priorità a quei nuclei familiari che non hanno al momento componenti che lavorano o che percepiscono indennizzi a lungo termine come la NASPI e sussidi che invece prevedono più mensilità continuative, come ad esempio il reddito di cittadinanza o le rate del reddito di emergenza. Vediamo come funzionano i bonus comunali. Ogni comune, come dicevamo prima, stabilisce di volta in volta i requisiti che ritiene più propensi per l'erogazione di questo bonus e applica dunque i criteri sulla base delle domande, che dovranno essere corredate da un'autocertificazione che dovrà riportare i dati esatti del nucleo familiare, la residenza, la condizione patrimoniale e reddituale del richiedente. Infatti, anche se in quasi tutte le domande occorre allegare l'ISE, che nella maggior parte dei comuni non deve superare i 20.000 euro, in aggiunta alla concessione dei buoni spesa prevede anche di verificare la situazione più recente della famiglia, oltre alla DSU ordinaria o corrente che si riferisce ai redditi. Vanno autodichiarati anche gli eventuali depositi attuali dei conti correnti intestati e dei beni immobiliari. Infine ricordiamo che oltre ai requisiti di reddito pesa sull'assegnazione, sulla cifra concessa, anche il numero di familiari a carico. Infatti maggiore sarà il numero dei componenti, maggiore sarà la somma percepita con specifici riferimenti, soprattutto per quanto riguarda i figli minori, gli anziani non autosufficienti o i soggetti con disabilità e invalidità. In molti comuni inoltre viene data la precedenza a quelle famiglie che non beneficiano già di aiuti a livello locale e che quindi non sono attualmente seguiti dagli uffici politiche sociali per i meno abbienti, come ad esempio coloro che si trovano in uno stato di emergenza abitativa o il cui nucleo familiare è numeroso e quindi usufruisce già di esenzioni e sconti particolari. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.